Inizierà il prossimo 8 maggio il processo a carico di un 46enne accusato di stalking da una donna che aveva promesso di sposare nonostante fosse già sposato con figli. Una vicenda complessa, questa quasi surreale, che vede protagonisti una donna di 41 anni della provincia dell'Aquila e un 46enne aquilano. Tra loro una relazione che dura da 3 anni a Roma e la decisione di sposarsi nel 2013 con rito civile, perché lui riferisce alle spalle già un matrimonio. Alla vigilia della cerimonia l'uomo però si tira indietro, dicendo di avere difficoltà economiche. Il matrimonio a questo punto viene rimandato di 3 mesi, nel corso dei quali la 41enne sostiene anche delle spese per organizzare l'evento. Alla vigilia però del fatidico sì, lui scompare. A questo punto la donna scopre che in realtà quello che doveva essere suo marito è regolarmente sposato e ha anche 2 figli piccoli. Nonostante sia stato scoperto, l'uomo però non si rassegna e comincia a tormentare la 41enne con messaggi sul telefono, minacce di suicidio e persino, secondo l'accusa, una tentata aggressione su un autobus. Da qui la decisione del giudice di rinviarlo a giudizio. La prima udienza ci sarà l'8 maggio.